Pia Lanciotti e Banca di Credito Cooperativo. È un connubio che sta andando avanti, la stima infinitesimale di Camillo Catarozzo per Pia Lanciotti, ma Pia Lanciotti ha ragione, oggi è un vanto per la nostra Battipaglia. Pia, innanzitutto brevemente ci vuoi dire i prossimi tuoi impegni e quali saranno i punti su cui batterai per il futuro? Allora, adesso sto girando, ho finito Mare Fuori e sto girando una serie che si chiama Le Libere Donne, tratto da un libro di Mario Tobino, un manicomio femminile negli anni 40, una storia vera, per la RAI, con la regia di Michele Suavi, c'è Lino Guanciale che farà Tobino e poi tantissimi attori bravissimi. E poi invece ci saranno finalmente, dopo qualche anno, delle incursioni belle di cui ancora non posso parlare, però in teatro, sia a Milano, a Genova, sono dei testi belli e dei registi belli che mi piacerà incontrare. E su cosa batterò? Sul concretizzare appunto il mio sogno, che è quello di rendere il mio lavoro un servizio. Questo clamore del pubblico, questo afflato continuo per Pia Lanciotti. Oramai Pia è un riferimento non solo del sud ma anche del nord, questa è una cosa straordinaria, perché come uomo del sud uno si sente inorgoglito di questo. Vabbè, lui mi adora, c'è questo amore incondizionato veramente di queste persone straordinarie che amo molto e che ringrazio. E, no, adesso sì, io faccio bene il mio lavoro, almeno questo posso dirlo, spero di farlo sempre meglio. E quindi spero che a questo corrisponda poi una stima e una possibilità di espandersi, che insomma è sempre sperabile, augurabile.